Un viaggio di formazione di Giovanna, dove e quando? Direi, ma il mio primo viaggio da sola è stato in Grecia. In Grecia, 18 anni, un viaggio, il classico viaggio della maturità. Però, diciamo, il vero viaggio per me che ha cambiato un po' la mia vita è quello a 19 anni, quando sono andata via di casa e sono andata a vivere in Francia, ho iniziato a lavorare e da lì poi non sono più tornata indietro, comunque. Quindi quello è stato il vero viaggio per me. Sei entrata in questo mestiere, è detto, con i piedi di piombo, cosa vuol dire? Che sono entrata, diciamo, non sicura di potercela fare, comunque non ero... il fatto che io fossi comunque figlia d'arte non mi garantiva, non mi sentivo comunque sicura delle mie capacità, quindi con i piedi di piombo, nel senso che sono stata attenta a valutare seriamente se fossi in grado, se potevo fare questo mestiere o no, cioè se ero in grado di farlo o no. Ma il mio maestro sicuramente è stato Peter Brook, e comunque ogni regista con cui lavoro mi insegna qualcosa. Insomma, se io credo che se si è un pochino sensibili, se si ha voglia di fare questo mestiere in un certo modo, ogni persona con cui lavori ti può aggiungere qualcosa. Comunque sicuramente il primo maestro è stato Peter Brook. Grazie. Grazie.